Una targa per il coro arcobaleno di Lucca nel 30° anniversario per aver diffuso con passione la cultura corale e i valori di comunità, portando l'armonia della musica e l'orgoglio toscano nel cuore di tante persone. Eventi ad Asciano va in scena Eccellenze di Gusto, la manifestazione che racchiude eventi che prevedono la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, della cultura della tavola e dell'ambiente. Corteo storico di Pontassieve, il calendario 2025 a favore di Zia Caterina Taxi Milano 25. Una targa, consegnata dal vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli alla presidente del coro arcobaleno Rita Pulvirenti, nel 30° anniversario per aver diffuso con passione la cultura corale e i valori di comunità, portando l'armonia della musica e l'orgoglio toscano nel cuore di tante persone. Alla fine della cerimonia, i ragazzi del coro hanno cantato con grande bravura l'inno italiano, l'inno europeo e una canzone del loro repertorio. Una giornata di festa in Consiglio regionale per riconoscere il valore culturale, artistico e sociale del coro arcobaleno di Lucca, ha detto Stefano Scaramelli, vicepresidente del Consiglio regionale. Un'iniziativa, una giornata di festa nel Salone delle Feste del Consiglio regionale della Toscana per portare merito al coro arcobaleno, per portare merito a un'iniziativa di carattere musicale, quindi come tale culturale non solo, ma anche sociale, di aggregazione. Quindi la Regione Toscana porta merito a queste iniziative e ne dà un riconoscimento come emblema del valore e dei principi che la Regione Toscana porta avanti in Italia e ovviamente nella nostra regione e in tutto il mondo. Un grande orgoglio dare questo riconoscimento al coro arcobaleno, ha detto la consigliera Valentina Mercanti. Sì, è un grande orgoglio consegnare questo riconoscimento, è un grande orgoglio davvero perché so quanto hanno lavorato in questi 30 anni per portare avanti il lavoro nel coro ed è, credo, una grande cosa per non solo la provincia di Lucca ma tutta la regione toscana. Queste realtà di cui la Toscana è veramente ricca sono importanti, preziose per la coesione sociale, per creare legami tra ragazzi, sono attività rivolte principalmente ai bambini che troppo spesso dimentichiamo nelle iniziative, quindi davvero stamattina è un grande onore per me consegnare questa targa importante del Consiglio regionale. Oggi festeggiamo 30 anni di attività ed è bello essere a Firenze in una sede così prestigiosa, ha detto Cristina Torselli, direttrice del coro. E siamo felici di essere qui oggi perché festeggiamo i nostri 30 anni di attività. L'associazione è un'associazione APS, quindi senza scopo di lucro, e le finalità della nostra associazione sono quelle di divertirsi, divertire, però attraverso il canto portare anche messaggi importanti sia per la crescita dei ragazzi sia per fare delle cose importanti per la cittadinanza e per gli altri, quindi anche volontariato, tantissime cose fatte in questi 30 anni di cui, ecco, siamo veramente fieri e orgogliosi perché è un bel traguardo e soprattutto anche se ci sono, ecco, sempre perché sono bambini, quindi bambini che crescono all'interno del coro, che poi qualcuno dopo resta anche sotto altre, collaborando sotto altre forme. Addirittura ora nel coro ci sono figli di coristi che sono stati appunto coristi e è molto bello questo, portare avanti anche questo ricambio generazionale e per portare avanti, ecco, tutte le nostre finalità dell'associazione. Un momento aggregativo importante, il coro è da sempre vicino alle iniziative promosse dal nostro comune, ha detto Roberta Menchetti, vice sindaco del comune di Porcari. È una cosa molto importante, un riconoscimento molto importante, siamo grati alla Regione per questo riconoscimento. Il coro arcobaleno per noi è un pilastro della comunità, ci è vicino in tutte le nostre iniziative, in tutte le nostre manifestazioni, c'è un rapporto di sinergia e di collaborazione che va avanti da anni tra il coro ed il comune ed è ovviamente un momento di aggregazione e quindi di crescita dei nostri ragazzi, quindi è una realtà che ci rende molto 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 felice e con cui collaboriamo da diverso tempo proficuamente.
Un premio meritato per un'associazione che ha contribuito alla crescita culturale del nostro territorio, ha detto Eleonora Romandini, assessore alla cultura di Porcari. Un premio meritato perché in effetti il Coro Arcobaleno ha contribuito alla crescita culturale del nostro territorio. Ricordo che in occasione dei 110 anni del nostro comune avvenuti nel 2023, il coro ha elaborato un inno alla nostra comunità, cantato non solo da tutti i bambini ma proprio da tutta la cittadinanza in occasione della presentazione di questo videoclip. È stato un momento bellissimo perché generazioni che si incontravano hanno in qualche modo raccontato proprio attraverso il Coro Arcobaleno la nostra storia. Quindi anche per questo motivo li ringraziamo e siamo molto contenti del riconoscimento della Regione Toscana. Il Coro Arcobaleno di Lucca è un'associazione musicale senza scopo di lucro costruita nel 1994 che da 30 anni si dedica alla diffusione della cultura corale con un forte impegno nell'inclusione sociale e nella beneficenza. Diretto da Cristina Torselli, il coro è composto da circa 50 bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 16 anni. A questi si aggiungono numerosi giovani che, dopo l'esperienza nel coro delle Voci Bianche, continuano a farne parte come gruppo coreografico, strumentale o collaborando in altre forme. Dal 2016 l'associazione Cuochi Alta Etruria organizza Eccellenze di Gusto, manifestazione che racchiude eventi che prevedono la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, della cultura della tavola e dell'ambiente. L'edizione 2024, che nello scorso mese di settembre ha già archiviato il primo dei tre appuntamenti previsti ad Asciano, il 23 e 24 novembre prossimi, ha invece in calendario l'evento Crudi in Italia, ottava edizione del premio nazionale del caseario al latte crudo, e il 14 dicembre Pepe e Sale, settima edizione del premio del salume italiano di eccellenza. Entrambi gli appuntamenti avranno come location il museo di Palazzo Corboli. Una iniziativa importante sostenuta dal Consiglio regionale, ha detto il vicepresidente Stefano Scaramelli. Sì, Asciano al centro delle iniziative che sono sostenute dal Consiglio regionale della Toscana, un'iniziativa che mette insieme cultura, alimentazione, tradizione, ambiente e territorio nel cuore delle Crete, in provincia di Siena. Asciano è una eccellenza e il Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza, sostiene fortemente un'iniziativa che ne valorizza elementi identitari della propria tradizione. Un premio Crudi in Italia che nasce in una zona di grandi tradizioni come Asciano e che ha ormai un rilievo nazionale, ha detto la consigliera Anna Paris. Sì, senz'altro, oramai è un'iniziativa che c'è da diverso tempo, ora prossimamente ci sarà questo premio nazionale Crudi in Italia, perché sì, ci sono, nasce ad Asciano terra di pecorino, di latte ovino, però a questo punto questo premio ha un rilievo nazionale, dove vengono aziende casearie da tutta Italia, dove latte crudo, quindi latte non pastorizzato, c'è la valutazione da parte di una giuria di esperti, e io ho scoperto che anche in un settore, lo vogliamo chiamare maturo, come quello dei formaggi, invece c'è l'innovazione, ci sono le sperimentazioni per adeguarsi ai gusti che cambiano, ai gusti dei giovani e dei meno giovani. Il nostro territorio è caratterizzato da prodotti di eccellenza che la manifestazione intende valorizzare, ha detto il sindaco di Asciano, Fabrizio Nucci. Assolutamente, il nostro territorio è caratterizzato da prodotti di eccellenza e diciamo così, i crudi d'Italia fanno parte di queste eccellenze che vogliamo valorizzare sempre più, perché proprio il nostro territorio è vocato alla produzione di latticini e soprattutto vini, e quindi per noi è una fonte importante economica che vogliamo sviluppare e portare avanti.
una iniziativa nata da molti anni che è diventata autonoma circa 10 anni fa, ha detto per l'associazione organizzatrice Gianfranco Giannetti. Allora, l'iniziativa è nata insieme alla provincia di Siena diversi anni fa, poi si è staccata e ha preso autonomia circa 10 anni fa. Siamo arrivati alla 9ª edizione di Crudi d'Italia, a cui si è aggiunta 8 anni fa Pepe e Sale e l'ultima nata invece che è il Cibo della Terra, ovvero 3 iniziative a carattere sia nazionale che internazionale che prevedono il privilegiare, il valorizzare il cibo e l'alta qualità del cibo. Mettiamo insieme in questa iniziativa l'istituzione scolastica, quindi il futuro, ha detto la dirigente scolastica dell'Istituto di Cortona, Yasmina Santini, e la produzione di qualità dei nostri territori, la tradizione. Certo, questo è un momento che in Toscana rappresenta un'eccellenza in qualche modo, perché mettiamo insieme un'istituzione scolastica, quindi il futuro dei nostri ragazzi, con delle realtà consolidate nel territorio che portano avanti delle tematiche, delle scelte che hanno una ricaduta importante anche nell'economia dei territori, nella cultura dei territori e in quel connubio che fa della Toscana, il brand Toscana, che mette insieme appunto da un lato le prospettive di sviluppo e dall'altra proprio la conoscenza di quella che è la cultura anche gastronomica di questi territori così ricchi. Il calendario del corteo storico di Pontassieve, annuale appuntamento con la cittadinanza, è tradizionalmente finalizzato a progetti di beneficenza, devolverà quest'anno il ricavato delle offerte a Milano 25 Onlus di Caterina Bellandi, conosciuta come Zia Caterina Taxi Milano 25. Il suo nome è appunto Caterina Bellandi, ma tutti la conoscono come Zia Caterina. La tassista allegra e contagiosa, che insieme al suo taxi super colorato e pieno di meraviglie, dona serenità ai bambini malati e alle loro famiglie. Una iniziativa splendida che tiene insieme l'identità di un territorio con aspetti di solidarietà, ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Un'iniziativa splendida, un'iniziativa che tiene insieme non solo l'identità del nostro territorio, il corteo storico di Pontassieve ne rappresenta una delle facce più belle, ma che ha anche la capacità di saper coniugare aspetti di solidarietà. Ecco, questo calendario ha la funzione di sostenere, di valorizzare l'impegno e Zia Caterina, che è un angelo per tutti noi, mette a disposizione delle nostre comunità, in quel saper tendere la mano, in quel saper guardare negli occhi, in quel saper accompagnare bambine e bambini, famiglie che soffrono, ci sta davvero il servizio più grande che si può donare ad una comunità. Spesso la politica non è all'altezza di quello che Zia Caterina fa, e quindi voglio dirle pubblicamente grazie, ci ho messo la faccia per quello che potevo, perché penso che un'iniziativa come questa debba avere il sostegno di tutte le istituzioni. Quindi a lei, al corteo storico di Pontassieve, grazie, perché è un'altra giornata bella per la nostra regione. Non solo impegno sulla storia e sulle tradizioni del territorio, ma anche grande impegno e sostegno in ambito sociale, ha detto il sindaco di Pontassieve, Carlo Boni. Una bellissima iniziativa, targata ancora una volta Corteo Storico di Pontassieve, grazie al presidente Alessandro Sarti, grazie a tutti i figuranti. Un calendario che ogni anno porta, oltre bellissime foto del territorio, porta anche tanta beneficenza. Quest'anno è stato legato a quello che fa Zia Caterina, a un lavoro veramente importante, veramente davvero che ci piace tanto, perché comunque dà la possibilità a tante persone di curarsi e farlo in una maniera di accoglienza, di venire in Toscana e sentirsi in qualche maniera a casa. Ecco, quindi siamo contentissimi di dare questo contributo, siamo come Comune di Pontassieve, abbiamo fin da subito sposato il progetto di Alessandro, e davvero io non posso che ringraziare chi ogni giorno con la propria
attività, con il proprio volontariato, poi porta a casa anche dei risultati da un punto di vista di beneficenza. Quindi oggi siamo qui a presentare questo calendario, speriamo insomma che le vendite vadano bene e che si possa veramente contribuire ancora una volta a dare un segnale forte di quanto la Toscana può essere solidale con chi ha bisogno. L'idea del calendario è nata dall'amore. Quando le persone ti vedono in difficoltà, ti vengono incontro, ha detto zia Caterina. L'idea nasce dall'amore, quando ti vedono in difficoltà, chi ti vuole bene ti viene incontro. Non puoi guidare, si fa qualcosa di bello insieme. Ora il tempo in quel momento sarebbe stato sprecato a casa. E allora mi portavano su dei luoghi meravigliosi, con delle persone straordinarie, che mi hanno aperto un mondo che adesso un pochino mi appartiene. Zia Caterina, dopo la morte del suo compagno Stefano, ha trasformato il suo taxi Milano 25 in un luogo magico, una piccola oasi incantata che effettua corse gratuite per chi è diretto verso gli ospedali pediatrici di Firenze a favore dei familiari e dei bambini malati di tumore.